Amici dei viaggi di Adriano, buon pomeriggio, benvenuti a questa diretta di Viaggi di Adriano dedicata al Foro Boario. Anzitutto grazie a tutti quelli che si stanno collegando. Pensa che bello se ancora non si è collegato nessuno, veramente parliamo da soli. Grazie, noi adesso chiaramente temporeggiamo un attimino per dare modo a tutti di collegarsi, ma giusto un minutino. Io intanto vi ricordo di accettare le notifiche dello streaming. In maniera tale poi anche da poter fare i commenti con il vostro nome. In proposito, dunque, vi ricordo anche che potete fare domande mentre vedete questo video, questa visita virtuale, e poi lo dedicheremo un 5-10 minuti a fine visita, proprio per rispondervi. Vi ricordo di essere buoni con le domande perché, insomma, non siamo onniscienti. Iscrivetevi al E mi canale YouTube. raccomando, dice la regia, di iscrivervi al canale YouTube. Noi sappiamo che voi ci seguite tanti, veramente grazie, ma dobbiamo far crescere questo YouTube, quindi iscrivetevi molto su YouTube, che comunque, insomma, ci sono tante cosette interessanti e carine. Vi ricordo intanto, sempre per temporeggiare, che noi avremo un'altra diretta, ma da studio. Che succede? C'era qualche saluto, se volete salutare. Ah, c'erano già i primi saluti? Ciao Patrizia, io poi do del tu, vabbè, diamo del tu, giuro che do del lei in presenza. E vi ricordo che giovedì prossimo da studio avremo una diretta dedicata al Colosseo. Voi direte, grazie a voi, grazie a voi. Dedicata quindi a un monumento molto originale, no? Però noi cercheremo insomma di tirare fuori anche cose un po' più originali. Ciao Laura, buonasera. E una diretta di un'ora, invece la diretta di oggi pomeriggio dura sulla mezz'ora, e poi trattandosi di me, mezz'ora è un po' difficile che duri, però cercherò di farla durare. Le nostre dirette continueranno poi ogni sabato con Cristina, grandissima Cristina Bennati. Non ricordo l'argomento della diretta del prossimo sabato, però Piazza Navona. Piazza Navona. Quindi mi raccomando, sabato prossimo con Cristina alle 18, Piazza Navona. Lo speciale, giovedì invece sera alle 21 con me, Colosseo. Non staremo sotto il Colosseo, anche perché a quell'ora forse fa freddo, staremo in studio con delle immagini per parlarvi del Colosseo. Allora, oggi parliamo di Foro Boario. Significa concentrarsi su una zona che attualmente è compresa tra il Palazzo dell'Anagrafe, che vedete qua, siamo su via Petroselli, stiamo a 2 minuti a piedi dal Teatro di Marcello. E dall'altro lato si tratta invece di una zona che si conclude più o meno a Santa Maria in Cosmedi, in vede del campanile, dove c'è la Bocca della Verità. Una breve passeggiata che servirà a dare importanza, la giusta importanza che ha questa zona, zona che si chiamava Foro Boario, letteralmente Mercato dei Buoi. Lasciamo stare i buoi, che poi riprenderemo più avanti in verità. Concentriamoci su Foro, Mercato. Allora, non stiamo parlando di una delle zone commerciali di Roma, stiamo parlando di una delle zone più antiche, forse anzi quasi sicuramente la zona commerciale più antica di Roma, di una Roma che ancora non esisteva. Attenzione, quindi stiamo parlando di un'area dove grazie al commercio e grazie quindi alla scintilla, alla propulsione, allo stimolo commerciale e quindi all'acculturazione, perché commercio significa incontrare altri popoli e quindi conoscere altre culture, ha dato tutti i presupposti per l'origine della città di Roma. Quindi, ma a me sta bene parlare del Palatino per la nascita della città, a patto che si levi di mezzo la leggenda di Romolo e di una fondazione avvenuta dalla mattina alla sera. Roma è nata lentamente, gradualmente, e questo processo lento e graduale è stato possibile grazie appunto anche a questi stimoli commerciali che da qui partivano. Adesso capiremo le ragioni, giustificheremo appunto quello che ho detto, perché un commercio in questa zona e non in altre. Ora, consideriamo che siamo letteralmente a 2 passi dal fiume Tevere, siamo molto vicini al Tevere. Consideriamo che tutto quello che stiamo spiegando adesso lo stiamo facendo su una quota, stiamo camminando su una quota decisamente più alta rispetto a quella originaria antica romana, e anche su questo torneremo. C'è il Tevere. Ma non lontano c'è anche l'isola Tiberina, poco più là, sul Tevere ovviamente. E un po' più a valle dell'isola Tiberina, più o meno dove oggi c'è il Ponte Palatino, quello tutto in ferro, ecco che c'era un guado, un attraversamento facilitato del fiume.
Sto parlando peraltro di un momento storico, appunto prima, ben prima della formazione di Roma, in cui nella zona dove siamo noi, la zona proiettata verso i fori imperiali, il foro romano, quella che sarebbe stato il centro della città vera e propria, c'erano i latini, alcune comunità di latini che numerose occupavano tutta la zona del Latium più antico, cioè la zona che andava dal Tevere fino giù ai Colli Albani. Dall'altra parte del fiume, era zona etrusca, era zona etrusca. Praticamente i latini confinavano con il fiume in mezzo con gli etruschi, in particolare la parte verso il fiume era già il territorio di Veio, città etrusca che ebbe molto a che fare con Roma, incontri e scontri con la città. Aggiungiamo che verso, diciamo, nel corso dell'VIII secolo avanti Cristo, 700 avanti Cristo, dal sud Italia venivano i greci, perché i greci avevano colonizzato il sud Italia, la famosa Magna Grecia, e loro risalivano tranquillamente in zona. Quindi abbiamo sottolineato i tre popoli che ci interessano: i latini, prima ancora della nascita di Roma, gli etruschi, dall'altra parte, prima che Roma conquistasse questo mondo e quell'altro, i greci che venivano dal sud. Questa era un crocevia commerciale, acculturazione, scambio di merci, scambio di culture. Torna la domanda, perché proprio qua, già ve l'ho detto prima, c'era l'isola, c'era il guado, c'era un modo facilitato per incontrarsi e passare da sponda a sponda, e c'era un sentiero, parte del quale poi sarebbe diventato in età repubblicana la Via Latina, che andava direttamente verso il sud Italia, e i Etruschi sicuramente lo utilizzarono per andare a commerciare con i Greci. Se non vi fidate, vi dico che nella zona della cosiddetta area sacra di Santo Mobono, che quando sarà possibile rivisitarla, so che il dottor Palma, Alessandro Palma, la spiega benissimo, quindi oggi non ci interessa quell'area sacra, quell'area di templi, in quella zona è stata trovata ceramica greca dell'VIII secolo avanti Cristo. Più chiaro di così, prove tangibili di uno scambio con i greci, tra latini e greci, proprio in quell'VIII secolo avanti Cristo. Etruschi, greci, latini. In una zona dove il commercio era favorito dall'isola, era favorito dal guado dell'attraversamento del fiume e da questo sentiero che andava da qui verso il sud Italia. Ecco i presupposti commerciali che fecero partire il tutto. E quindi è più che normale che qui sia stato realizzato il porto più antico di Roma, il Portus Tiberinus, il porto sul fiume, chiaramente, porto fluviale. E perché di questo porto ve ne parlo qua? Vi abbiamo indicato il Palazzo dell'Anagrafe. Ecco. Al posto del Palazzo dell'Anagrafe, immaginate a una quota molto più bassa, chiaramente più vicina al fiume, questo primo porto fluviale di Roma. Sappiamo che venne un porto più antico, già esisteva sicuramente, una prima rustica sistemazione. Poi ci avrebbe pensato Servio Tullio. Con Servio Tullio parliamo della fase finale della monarchia di Roma, quando davvero c'erano i re e davvero gli ultimi re furono etruschi. Con Servio Tullio, se vogliamo inquadrarlo più, diciamo, praticamente nella storia, dobbiamo immaginare circa la metà, poco prima del VI avanti Cristo, del 500 avanti Cristo, avrebbe monumentalizzato questo porto. Un porto che avrebbe avuto poi una vita non così lunga, oddio, abbastanza. Il fatto è che quando Roma poi, dopo la Seconda Guerra Punica, riprese i commerci in grande stile, perché fu una guerra finita in vittoria per Roma, siamo nel 202 avanti Cristo, fu normale questa grande ripresa commerciale. E quindi che cosa accadde? Accadde che questo porto Tiberinus a quel punto poteva soddisfare poco la richiesta, perché intorno a lui erano sorte altre strutture che andarono a soffocare e a impedire tutti gli eventuali sviluppi del porto stesso. Quindi il porto primordiale lo lasciamo qua, conviene da qui che c'è più, e lo lasciamo qua. Nella zona dell'attuale Lungotevere Testaccio venne realizzato un secondo porto, l'Emporium, ma come si suol dire, questa è un'altra storia. Quindi un porto nella zona commerciale per eccellenza di Roma. E pare sia stato lo stesso Servio Tullio, così si dice, a volere anche un tempio dedicato a Portuno. Portuno era una divinità antichissima, come suggerisce il nome, una divinità legata alle acque, in particolare legata ai porti. E il tempio alle mie spalle, molto ben conservato, anche se molto restaurato, ma c'è una ragione per cui è così ben conservato, è proprio il tempio di Portuno. Ora, dove sorge interessante? Via Petroselli è la mia destra, quindi alla vostra sinistra, il Tevere è su quell'altro lato. Di fronte al tempio di Portuno passava una strada che conduceva direttamente
al Ponte Rotto, voi lo conoscerete sicuramente come il Ponte Rotto, era il Ponte Emilio, dal nome dei magistrati, dalla gens, della famiglia dei magistrati che lo vollero costruire. Costruito, diciamo così, per dare due paletti cronologici, tra più o meno il 180 e il 140 avanti Cristo. Quindi il ponte in quella direzione, che favoriva quest'area commerciale. Qui sorgeva il tempio. E per dirla tutta, è probabile che dove oggi corre via Petroselli corresse un tratto delle più antiche cinta muraria che ha protetto Roma, forse già dall'età dei re e sicuramente dall'età medio-repubblicana, cioè da circa dal 380 a.C., le mura serviane. E proprio praticamente qua, dove adesso tra poco passerà questa nostra comparsa che si è prestata a fare da scherzo, che sta passando quella ragazza, c'era una porta che si apriva su queste porte, la porta Flumen Tana, ma guarda un po', che guardava verso il fiume, ecco l'asse importante. Dunque, Tempio di Portuno sorgeva in corrispondenza di questa situazione, ma non era così alto in origine. Gli archeologi, a parte la storia di Servio Tullio che forse l'avrebbe costruito, gli archeologi lo hanno datato la fase più antica, sicura da toccare con mano, tra il IV e il III avanti Cristo. Voi direte che pizza con queste date, lo so, però ci aiutano. Vale a dire in un'epoca, diciamo tra il 300 e il 200 avanti Cristo. Quando Roma sgomitava per conquistare il Lazio, poi ha sgomitato nel 200 contro i cartaginesi, ecco, probabilmente di quell'epoca là. E non era a questa quota, era molto più in basso. Poi cosa è successo? Che il fiume ha rotto le scatole, perché eravamo a una quota più bassa, il fiume quando straripava, straripava, fate voi, tra il 200 e il 190 circa avanti Cristo, in circa 10 anni, ci sono state quattro inondazioni. L'acqua arrivava e qui ha fatto i veri danni. Fu in concomitanza di quel fatto che probabilmente le mura serviane che correvano dove oggi c'è via Petroselli, ricordo il tratto delle mura più antiche, le mura più antiche di Roma, tra le più antiche di Roma, sarebbe stato abbattuto e il terreno sarebbe stato rialzato. Quindi questo tempio, come lo vedete oggi, effettivamente sorge su un terrapieno, su un montarozzo artificiale voluto già in antico. Già nel secondo secolo avanti Cristo, già negli anni tra il 170 e il 160, insomma, avanti Cristo, quegli anni là, e venne fatto il tempio. Come lo vediamo oggi, è un restauro ulteriormente successivo, primo secolo avanti Cristo. Piero, a proposito, signori, io voglio ringraziare Piero che sta riprendendo tutto, e ringrazio Vanessa e Marco che a distanza e remoto ci stanno aiutando in questa diretta. Allora, il basso, c'è una scalinata, ovvio, perché i templi sorgevano su un podio, su un basamento, servono gli scalini per salire, era tutta rivestita, ma di fianco qualcosa ancora si vede, poi andando ve lo facciamo vedere, di travertino. Poi c'erano le colonne, quattro colonne sul davanti, in travertino, seguivano colonne lungo praticamente i lati del tempio. Guardiamoli questi lati, perché c'è la interessante faccenda delle colonne verso il fondo che sono inglobate, possiamo far vedere da davanti direttamente, se si passeggia lungo, no perché ci sono i cespugli, se si passeggia lungo il fianco del tempio si vede che la prima colonna è in travertino, la seconda colonna è in travertino, terza, quarta, quinta, sesta e quello che è, le altre cinque invece sono inglobate nella parete stessa del fianco del tempio. E sono in tufo, così come in tufo sono quelle grandi pietre marroni che vedete. Allora, quelle colonne in cosa sono inglobate? Nel muro che chiudeva la cella. La cella era il cuore del tempio, la parte più interna. E ci sono state rimaneggiate, come vedete, ci sono tracce comunque di travertino, ma erano in tufo originario ed erano semicolonne e vanno verso il fondo. Tanto per parlare un po' di materiali, io però ci tengo a ricordarvi perché poi ne parleremo. Quel tipo di tufo che vedete là, rossiccio, il tufo dell'Aniene, viene dalle cave di Tor Cervara, pensate voi, e è molto utilizzato dal secondo secolo avanti Cristo in avanti. Ne riparleremo dopo. Ricordiamoci, tufo dell'Aniene dal secondo secolo avanti Cristo. Ecco che continua il tempio, alla parte alta, uno dice ammazza com'è ben conservata, ci credo, è rifatta completamente. Curiosità, gossip, nel IX secolo d.C. qui venne ricavata una chiesa, e non è questo il gossip, perché sapete quanti templi o strutture pagane. La cosa interessante è che venne dedicata a una santa che si chiamava Santa Maria Egiziaca. Non c'entra niente la Madonna, non ho bestemmiato, nel senso non c'entra niente la Madonna. Santa Maria Egiziaca era una martire egiziana che pare fosse sia stata la protettrice delle meretrici. Pensate,
e quindi un tempio dedicato a questa santa. Poi nel 1900, una chiesa dedicata a questa santa, poi nel 1916 è tornato ad essere un tempio. Però è interessante il fatto che sia stato dedicato una chiesa in onore di una martire orientale. Teniamola a mente questa cosa della martire orientale, perché ci può essere utile. Oh, lo sapete che gli ultimi re etruschi bonificarono, no? I fondovalle paludosi di quella che ormai era, si stava formando come Roma, grazie anche alla Cloaca Maxima, questa grande struttura fognaria, infrastruttura fognaria che drenava l'acqua e la portava via buttandola nel fiume. Dove passerà mai un tratto della Cloaca Maxima? Sotto i nostri piedi. Esatto, infatti qua c'è un antico tombino, no scherzo, è dell'altro ieri questo tombino. Praticamente proprio tra il tempio di cui adesso parleremo, quello rotondo, e il tempio di Fortuno di cui abbiamo parlato prima e ce lo lasciamo adesso alle spalle. Ricordiamo che stiamo facendo. Ricordiamo che stiamo dedicando questa diretta alla zona del Foro Boario, sottolineandone la sua importanza commerciale, perché grazie al commercio ci fu tutto, diciamo, i presupposti per far nascere Roma, commercio che poi una volta nata Roma sarebbe continuato. Quindi un porto, un tempio dedicato al dio protettore dei porti come Fortuno, e alle mie spalle non è il tempio di Vesta. Non è. Noi romani dobbiamo imparare due cose: a non dire i fori romani, perché si dice il foro romano al singolare, e a dire che questo è il foro di Ercole Olivario, non il tempio di Vesta, che l'unico originale sta nel foro romano, per l'appunto. È tondo uguale, ma era una tipologia di templi che i romani usavano spesso, rotonda. A Largo Argentina, l'area sacra, sapete, ci sono quattro templi uno vicino all'altro, uno era rotondo, niente di strano. Ora, che cosa succede? Io mi accomodo, signori. Succede che alle mie spalle, dunque, c'è un tempio dedicato ad Ercole. Ercole Olivario. Il fatto è che è stata trovata un'iscrizione su una base, probabilmente di una colonna, di una statua, probabilmente statua con le fattezze del dio a cui era dedicata a questo tempio, dove si parla appunto di Ercole Olivario. Quindi la prova è quella. Bisogna capire che c'entra Ercole con le olive. Ercole c'entra nella misura in cui era considerato un po' un protettore del bestiame. E questo era il foro boario del mercato dei buoi. Uno dice, vabbè, mo per un tempio dedicato ad Ercole. No, qui ce n'erano, avrò modo di ricordarvelo, questo e altre tre situazioni, altre tre strutture sacre legate ad Ercole. Quindi il nome di Ercole qua era veramente, risuonava tantissimo, perché a protezione del bestiame, foro boario, mercato dei buoi. Fa ridere Olivario. Io vi dico che Ercole era anche il protettore della, chiamiamola corporazione, un termine sbagliato se applicato nell'antica Roma, dell'Associazione dei Mercanti d'Olio. E noi sappiamo, questa volta da un'informazione letteraria, sappiamo che un mercante arricchito, sì, attenzione, con il commercio di olio, dedicò evidentemente un tempio ad Ercole Victor, vincitore, qui nel Foro Boario. E allora è questo il tempio. Ercole vincitore, Ercole Olivario, è questo qua. Ercole Olivario, perché questo tempio a lui dedicato venne realizzato sulla commissione di un ricco mercante di olio. Ed era anche, tra l'altro, Ercole protettore appunto dei mercanti di olio. Uno dice, oh, quanta devozione, ma che devozione! Io passando qua avanti avrei detto, ma hai visto il tempio che ha fatto quel mercante? Ammazza i soldi che c'ha! Quindi il senso è sempre quello di farsi pubblicità. Malorio, malorio di questo qua era buono. Ah, quello non lo so. Non so se era come quello sabino o di altre E parti. Però, l'olive? sono greche. Allora, tempio di Ercole Olivario. Ah, poi avremo modo di riparlare di Ercole, come abbiamo detto, che con la zona c'entra anche grazie ad alcune leggende. Oh, bellissimo. Allora, è rotondo, e fino a qua nessuno ci può smentire, perimetro completamente circondato da una ventina di colonne. Questo tempio ha un record. Pare essere il tempio conservato, attenzione, conservato più antico, quasi interamente in marmo, fatto in marmo. Abbiamo notizia di templi quasi tutti in marmo molto più antichi, ma non conservati. Questo lo è. Solo che non è il marmo originario. Originario di quando? Se non vi dico quando è stato fatto, non lo potete sapere. Il tempio è stato fatto da quel mercante alla fine del secondo secolo avanti Cristo. Fine del secondo secolo avanti Cristo. E lo avreste visto con stessa conformazione, ma con un marmo diverso. Marmo pario, dalla Grecia, molto usato. Come lo vediamo oggi? È frutto di un grossissimo restauro. Sotto Tiberio, il secondo imperatore di Roma, siamo probabilmente negli anni intorno al 20 d.C., anno più, anno meno, forse più anno meno che anno più, realizzato con un altro marmo a noi più familiare, il marmo lunense, anche detto marmo di Carrara, quindi è un marmo di Carrara. In verità, questo per quanto riguarda le colonne, la cui parte alta e il cui tetto,
sono state rifatte in età napoleonica, per dirlo tutto. Ma se voi vedete il muro della struttura rotonda oltre le colonne, che quindi era il muro che proteggeva all'interno del quale c'era la cella, il luogo più sacro del tempio, vedete che sotto è bianco, sopra è marroncino. Dunque il bianco è travertino, ma non era marmo, vi dicevo, è marmo, ma internamente la cella è marmo, di fuori è rivestita in travertino. La parte in mattoni sopra è di età medievale e ci riporta a un momento della storia in cui anche questo tempio, come quello di Fortuno, venne trasformato in una chiesa, venne trasformato nella chiesa di Santo Stefano, poi chiamata Santo Stefano Rotondo per ovvie ragioni. Voi direte, ma Santo Stefano Rotondo è una chiesa sul cielo, eppure pure più antica. Sì, infatti questa era un altro Stefano Rotondo. A un certo punto venne intitolato a Santa Maria del Sole, stavolta Maria proprio la Madonna del Sole, per un miracolo, perché qui fu deposta un papiro con un'immagine della Madonna ritrovata lungo il fiume, il quale deposto in uno scrigno avrebbe cominciato a risplendere come il sole. Quindi, quando questo prezioso oggetto miracoloso venne posto all'interno di questa chiesa, che era ancora Santo Stefano Rotondo, non quella del cielo, venne chiamata la chiesa intitolata Santa Maria del Sole. La chiesa poi ha smesso di funzionare appunto con i francesi, no? Sotto Napoleone, il governo napoleonico, primi anni dell'Ottocento. Torna a essere il tempio via la chiesa e venne rifatta la parte alta e anche la parte alta di alcuni capitelli, quindi ci sono chiaramente rimaneggiamenti vari di diverso tipo. Ora, adesso ci facciamo una passeggiata, guardate dove vi voglio portare. Guai a voi se lo chiamate l'Arco di Giano. Allora, c'è una ragione che scrivono, l'Arco di Giano hanno scritto. No. Allora, no, funziona così. Una passeggiata che ci porterà fino a quell'arco, che mi servirà per parlarvi, intrattenervi un attimino su un'antica leggenda che alla fine ci porterà a parlare di Ercole e tornare al fatto che qui, signori, inquadriamo, questa parte qui era tutta una zona dedicata ad Ercole, perché tra il tempio di Ercole Olivario, cioè oltre al tempio di Ercole Olivario, c'erano almeno altre tre situazioni, dicevo, sacre tra are, altari e templi dedicati ad Ercole in questa zona. Una è Santa Maria in Cosmedine. Mi spiego, così intanto camminiamo. Facciamo così. Allora, Io mi chiedo però, sì, vai Piero. ma le scienze strette, noi riceviamo un premio se non ci addobbano? Oh santi Dio, non lo so, cioè vedere una morte in diretta non è la cosa più bella del mondo. Come si fa? Facciamo le strisce, dai, tanto c'ho da chiacchierare. So da chiacchierare, non c'è tra. No, no, zero. Allora, signori, Santa Maria in Cosmedin sembra che la cripta, quindi la parte ipogea sotterranea di Santa Maria in Cosmedin sotto l'altare, sia stata ricavata in un ambiente in tufo dell'Aniene, come guarda un po' il tempio di Fortuno presso il quale stiamo ripassando, che è stata giudicata, interpretata come un antico altare. Questo altare, ripeto, sotto la chiesa di Santa Maria in Cosmedin, era stato collegato ad Ercole, perché si diceva, e ora vi racconterò la storiella, oh mio Dio, stiamo passando Tra le auto. le auto. Allora, voglio ricordare ai miei figli che se non li rivedo, lascio loro tutte le mie collezioni di CD e di libri. Ce l'abbiamo fatta. Allora, sì, ah, scorci medievali, guardate che carino. La zona fu riqualificata sotto il fascismo, quindi tutte le strutture medievali e non solo che erano tra le pendici del Campidoglio e dove siamo noi furono sbancate. Qualcosina ancora resta, per fortuna, da ammirare. Allora, cripta di Santa Maria in Cosmedin, ricavata in una specie di ambiente in tufo, di stanza in tufo, che è stata giudicata essere un'antichissima ara altare dedicata ad Ercole, e quindi già un secondo riferimento ad Ercole. Allora, a questo punto devo chiarire che c'entra Ercole con la zona. In breve, ricordate la leggenda di che è piaciuta tanto ai romani e poi Virgilio la istituzionalizzò, di Enea troiano che, tornando dalla guerra di Troia, sarebbe venuto qui sulle coste laziali con suo figlio Ascanio, detto Iulo, il quale avrebbe dato il via alla dinastia di re di Alba Longa, dei quali sarebbe venuto Romolo, che avrebbe fondato Roma. Ecco, aggiungo a questo punto che un'altra parte della leggenda dice che quando i troiani vennero qui a Roma sarebbero stati accolti da un certo Evandro greco, loro troiani, Evandro greco. Quindi Evandro con i suoi greci era qui già prima di loro, dei troiani.
già da molto tempo, già da prima della guerra di Troia, e venendo appunto dalla Grecia, stabilendosi sul Palatino, così si racconta, sapete, i greci, a loro piaceva mettere in giro queste voci. Ora, qua, per chi fa la nostra visita su Mastrotitta, e io parlo di San Giovanni de Collato, questa è la chiesa di San Giovanni de Collato, che credo che apra soltanto in occasioni veramente, forse una volta l'anno, adesso non ricordo. Ora, che cosa succede? Succede che questo Evandro, quindi, avrebbe accolto i troiani. Evandro, con i suoi uomini, i suoi greci, racconta la leggenda, avrebbe anche avuto modo di inneggiare ad Ercole. Guardate che spettacolo! Wow. Avrebbe avuto modo di inneggiare ad Ercole perché la decima fatica di Ercole era quella dei buoi di Gerione. Ricordate, no? Ercole dovette prendere questi buoi di questo Gerione, portandoli qua, si dice, qui a Roma. Queste leggende che sono molto pasticciose e pasticciate, portandole qui a Roma, praticamente avrebbe avuto a che fare con un gigante, un brigante della zona che si chiamava, e giuro non è colpa mia, Caco. Ora, Complimenti. Sì, beato lui. Allora, che succede? Caco cercò di prendere i buoi di Ercole, che a sua volta soffiato a Gerione. Ercole fa fuori Caco. La gente del luogo è contenta perché Caco era un brigante e quindi Ercole viene inneggiato. Questo, diciamo, omaggio gli viene tributato anche dai greci che gli avrebbero edificato un altare. Immaginate un grande blocco rettangolare, un altare gigantesco sul stile proprio di quelli orientali. E sarebbe per l'appunto quel blocco in tufo che si trova sotto Santa Maria in Cosmedin. Spero sia chiaro il cerchio che abbiamo tracciato e chiuso. E voi direte, che è stato attento, dice, tu mi hai parlato di una leggenda antica che, per quanto leggenda, potrebbe avere risonanze nella storia. Quindi un altare molto antico, ma ci dicevi che questo altare, come appare oggi nella cripta di Santa Maria in Cosmedin, è in tufo dell'Aniene. E prima ci avevi detto, mi diresti, ammazza ancora un pede, che il tufo dell'Aniene è un tufo che si comincia a utilizzare a Roma dal secondo avanti Cristo. Infatti, niente, niente nega niente. Evidentemente, un rifacimento dell'altare nel secondo avanti Cristo è quello che oggi si può vedere Santa Maria in Cosmedin. Io volevo arrivare però a lui, ad Ercole, a come la leggenda giustifica. Scrivete nei commenti se è chiara tutta sta telenovela di Poltrone di Spade. Ci sono però gli esperti. Grazia. No, è proprio Andrea che grazie. No, sì, quello è il problema mio. La mia indole. E quindi, oltre all'ara di Ercole, quella sotto Santa Maria in Cosmedin, oltre al tempio di Ercole Olivario che abbiamo lasciato prima, immaginate altri due templi dedicati a Ercole. Quindi, questa zona era fortemente legata ad Ercole. E vuoi non vuoi, non credo per il mito di Ercole, ma sempre per il commercio, ecco che qua una comunità di greci già venne a Roma. Sapete quando già si formavano per la città dei luoghi etnicamente caratterizzati dalla presenza forte di, appunto, alcuni popoli che venivano da determinate parti dell'impero, magari no, perché ormai non abbiamo più un impero, però insomma del mondo, diciamo così. Qui era una zona fortemente greca. E infatti, a un certo punto, quando venne risistemata per l'ennesima volta la chiesa di Santa Maria in Cosmedin, si chiamava all'epoca la chiesa ancora Santa Maria in Scola greca. In scola sta a indicare una sorta di luogo di riunione o luogo di corporazione dei greci. E quindi il discorso si chiude. Furono chiamati monaci greci, che venivano appunto dalla parte bizantina dell'impero, e che occuparono la chiesa di Santa Maria in Cosmedin. Poi venne chiamata in Cosmedin, e Cosmedin, un termine bizantino che si riferisce a qualcosa come agli ornamenti, direi che chiarifica una volta ancora, una volta in più, il rimando greco, diciamo il riferimento greco alla zona. Chiudiamo con i greci e volevo parlarvi, sì, di queste ultime due situazioni. L'ultima ce la lasciamo alla fine perché chiudere al cerchio con il foro boario, ed è l'arco che sta riprendendo ora Piero, l'arco degli Argentari. Però prima volevo un attimo fatale, diciamo un po' chiarire delle coordinate circa quest'altro arco grande che vi abbiamo mostrato prima, che ho detto, mi raccomando, si dice arcodigiano, ma in verità, dunque, è un arco quadrifronte, cioè se vedete ci si può girare intorno notando quattro facciate fondamentalmente. E qui questo rimanderebbe a Giano, questa antichissima divinità con
diciamo queste doppie teste, no? Preposta agli inizi, alla fine, eccetera, eccetera, da lui il mese di gennaio, il primo mese dell'anno che apre a tutto l'anno. In verità è stata trovata, qui siamo vicini alla chiesa di San Giorgio al Velabro, è stata trovata proprio da queste parti un'iscrizione riferita a quest'arco che sembrerebbe alludere al figlio di Costantino, l'imperatore del IV secolo d.C., si chiamava Costanzo II. Quindi io questo lo chiamerei più l'arco di Costantino. Nelle antiche documentazioni, molto antiche, quasi contemporanee all'arco, IV secolo d.C., così è chiamato arco di Costantino, per quanto esista già l'arco di Costantino che tutti conosciamo vicino al Colosseo. Quindi già non so, ma Costantino meglio. Chiudiamo con lui. Quanto sforato? Allora, pilastro sinistro, architrave, pilastro destro inglobato nella campanile, nella muratura della chiesa di San Giorgio il Velabro. L'insieme di queste tre parti, due verticali e un'orizzontale, forma un piccolo arco che in verità è più definibile una porta. Ecco, per chiudere col foro boario, pare che questo fosse uno degli ingressi al foro boario. Quindi immaginate qui un passaggio di persone per andare alla zona commerciale di Roma. A quando risale questo arco degli argentari e perché degli argentari? E chi sono gli argentari? Ve lo diremo in una prossima diretta. No, scherzo, lo diciamo subito. Allora, una dedica scritta lì sopra ci permette di datare il monumento, l'arco. Siamo nei primi anni del III secolo d.C., 204 d.C. Chiaramente non c'è scritto 204 d.C., ci sono riferimenti alle cariche imperiali e si desume questo anno che vi ho detto. E questo arco fu dedicato all'imperatore in carica all'epoca, Settimio Severo, e a dedicarglielo furono, attenzione adesso, stiamo parlando quindi già del 200 d.C., quindi un periodo storico di gran lunga avanzato, oltre, più avanti rispetto a molte storie che abbiamo raccontato fino adesso. All'epoca i mercanti dei buoi, mercanti di bestiame e gli argentari, che sarebbero i banchieri fondamentalmente, dedicarono questo arco a Settimio Severo. Quindi abbiamo cominciato coi soldi, finiamo coi soldi. Banchieri, argentari, e lo vediamo qua. Arco degli argentari e l'arco di Costantino, versione quadrifronte. Allora, signori, siamo tutti vostri per le domande. Noi adesso attendiamo qualche minuto per vedere se ci sono domande. Io intanto rinnovo i ringraziamenti per chi ha scritto qualche commento al volo, l'ho letto, grazie, veramente grazie di cuore, perché anche queste dirette ci fanno bene. Vi ricordo le prossime dirette, vediamo, eh. Mamma mia, tanta roba, ma troppo ci sarebbe. Grande Cristina, la mia collega, che spettacolo, questa porzione di Roma, guarda, io non posso che sottoscrivere perché è la mia zona preferita, se posso dirlo, è la mia zona preferita. Oh, Giuseppe Iavasile, beh, direi che lo conosco bene, quindi grazie Giuseppe, grazie per il tuo commento, e addirittura, andate, ma voi siete troppo. Se state facendo pubblicità allo stesso modo, le città sarebbero più belle e i marciapiedi potrebbero essere usati per quello che. Grazie a te per la visita e sottoscrivo. Sì, all'epoca il contesto, l'ideale imperiale era proprio quello del far colpo. Affascinante la disabilità, assolutamente. Uno dei nostri attori mi dice che sono buono e io lo sai dove ti aspetto tutte le sere, Riccardo, lo sai. Piero, questo è per te, Loredana di. Figli che siete. Sì, no, Piero qui è stato, diciamo, la parte più importante, eccolo. Galicia, grande collega, a posto, grandissima collega. Grazie mille. Signori, mi dite in diretta se era tutto chiaro, perché insomma, solo mezz'oretta, però le informazioni, alla fine soprattutto, ditemi se era tutto chiaro, se no rifacciamo un'altra Intanto diretta. che fanno le domande, quello che vi volevo dire è che appunto giovedì sera saremo direttamente dal nostro ufficio, ovvero da studio, per poter parlare del Colosseo, cioè i segreti del Colosseo, i gladiatori, come è stato realizzato, in quanto tempo, quanto era alto. Insomma, fate partecipare anche i vostri figli, perché giovedì sera alle Grazie 21, un'oretta, saremo insieme, perché l'ultimo giovedì del mese abbiamo uno speciale. Gli speciali saranno a febbraio il Colosseo, a marzo avremo la Cappella Sistina, ad aprile invece avremo le Catacombe e infine a maggio Pompei. Quindi gli speciali dei viaggi di Adriano del giovedì sera, ovviamente gratuiti, ovviamente per voi. Grazie a tutti coloro che mi hanno risposto subito dicendo che era chiaro. Questa è sempre la prima cosa che chiediamo, che siano chiare le spiegazioni. Grazie veramente di cuore. Sul serio a tutti, tutti quanti. Vi lasciamo con una panoramica a questo punto. Ecco.
Lasciamo con una panoramica per la quale valga veramente la pena, dai, a questo punto. Cioè, Se tu non che ci ti sono spogli? domande, No. no, io anche se mi spoglio potrei fare altrettante questioni. Ecco qua. San Giorgio al Velabro. In Velabro, al Velabro. Grazie ancora di cuore a tutti. Grazie, alla prossima, davvero.